Lorenzo, allora com'è andata? Indovina? Bocciato. Per l'ennesima volta. Mi dispiace davvero tanto. Ma com'è possibile? Avevi studiato così tanto, vero? Sì, avevo studiato. Ma il libro sbagliato. Come il libro sbagliato? Sì, ho scoperto che quest'anno avevano cambiato il libro di testo e io non ne sapevo niente. Non ci credo. E nessuno ti ha detto niente. E anche tu non ti sei informato. Gianna, non ti ci mettere anche tu, per favore. Ok, scusa. No, no, arriva quella secchiona di Valeria. Sicuramente le avrà preso un voto altissimo. Ciao, Lorenzo. Hai dato l'esame? Sì, sì. E tu? Sì, anch'io. 30 e lode. Te lo dicevo io. Dai, non fare così. E quando è il prossimo appello? Tra 2 mesi. Beh, dai, prendi questo nuovo libro e tra 2 mesi l'esame lo passi di sicuro. Ah sì, sì, la prossima volta un 23 lo prendo. Ma sì, a questo punto fregatene della media. L'importante è finire. E di quante pagine è questo libro? Ah beh, se per quello è un mattone da 500. Ma per lo più sono cose che già so, che ci sono quei 2 o 3 capitoli nuovi. E indovina quali mi hanno chiesto? Però, sei proprio fortunato tu, Ah, ecco Fede. Anche lui aveva l'esame oggi. Ma non è quello che dici che non studia e che passa un esame all'anno? Sì, è proprio lui. Ehi Fede! Ciao. Com'è andata? Non male, ho preso 25.